Buonasera a tutti, ore 18.04, video al volo perché nel pomeriggio è venuta la prima trade veramente significativa di questa trade deadline. Ricordo, trade deadline 10 di febbraio, scadenza alle ore 21 italiane, ma oggi pomeriggio Portland ha fatto un'altra mossa dopo essersi disfatta dei contratti di Covington e di Norman Powell. Parte anche CJ McCollum ed è ufficialmente la fine di un'era in quel di Portland. Direi però di entrare più nello specifico in quella che è stata la trade, così vi do una panoramica completa e come secondo me si evolverà la situazione. Quindi andiamo. Ok, eccoci qua. Quindi Portland ufficialmente non rebuilda, o meglio, rebuilda per quest'anno, ma non in futuro, perché in questo momento Portland è riuscita a aprire sufficiente spazio salariale per riuscire a fondare il prossimo anno su Damian Lillard senza sacrificare Anthony Simmons, ma avere sufficiente spazio salariale per potersi muovere sul mercato, cosa che fin tanto che c'erano Nurkic, Covington e CJ McCollum non sarebbe stata possibile. La trade è questa qui, almeno per quanto riguarda l'aspetto tecnico. A Portland finiscono Thomas Satoranski in scadenza, libera a fine anno 10 milioni, Josh Hart, che ha 3 anni garantiti a 12 milioni a stagione, circa, poi i contratti non sono fissi, ma comunque circa 12 milioni a stagione, e comunque quest'anno ai Pelicans è venuto fuori in maniera abbastanza importante. Nickeil Alexander-Walker, scommessa persa ai Pelicans, giovane, che magari a Portland potrebbe fare qualcosa di interessante, e il contratto di Didi Lousada, che probabilmente insomma sarà destinato a rimanere così fino a scadenza. Ai Pelicans arrivano CJ McCollum, Tony Snell e Larry Nance. Per quanto riguarda McCollum, contratto da 30 milioni, credo a salire per i prossimi 3 anni, Tony Snell in scadenza e Larry Nance 2 anni garantiti, questo il prossimo, a 10 milioni e 6. Qua si capiscono chiaramente due cose. Portland per quest'anno l'ha data su, giustamente l'ha data su, e cercherà probabilmente posto nella lottery dell'anno prossimo. Oltre alla lottery ha anche, come detto, liberato sufficiente spazio salariale per provare finalmente ad acquisire qualcuno di importante per in qualche modo cercare di convincere Lillard della bontà del progetto, cosa che quest'anno ovviamente non sono riusciti a fare prendendo Snell, Zeller e Larry Nance. Ecco, quindi Portland si sta muovendo per tankare quest'anno, perdere il più possibile, ovviamente senza voler perdere apposta, non fate i maligni, ma perdere il più possibile per arrivare il più in basso possibile e cercare di avere una scelta più alta possibile. Ecco, lo scopo di Portland è ufficialmente questo. Quindi, viste le trade che stanno facendo, sarei veramente stupito nel rivedere Damian Lillard in campo in questa stagione. Molto probabilmente sarà out for season, mettetevela via Damian Lillard. E molto probabilmente a questo punto rimarrà a Portland, perché finalmente la dirigenza di Portland ha preso una decisione. Ha preso una decisione netta, basta col passato, guardiamo avanti, puntando però sempre su Dame, che nonostante l'età, comunque, se gli affianchi i giocatori giusti, qualcosa di buono può fare, eh? Non è questo schifo di giocatore. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, invece, i Pelicans non vogliono non arrivare ai playoff. Mi pare abbastanza, era un rumor di qualche tempo che stessero cercando una guardia d'esperienza e che potesse mettere punti a referto. CJ McCollum poteva essere quel tipo di prospetto, quel tipo di profilo. E chiaro è che ha un contratto ingombrante, e però i Pelicans alla fine hanno deciso, e facendo questa mossa fanno capire che loro ai playoff ci vogliono andare, a differenza di Portland. Tirano dentro, oltre a CJ McCollum, che è un giocatore da 20, anche 25 punti a partita nel contesto Portland, oltre a Brandon Ingram, oltre a Jonas Valanciunas, portano dentro Larry Nance, che comunque è un buon giocatore di rotazione, Tony Snell alla bisogna, un bel tiratore, ma ha un contratto in scadenza, e si aspetta a questo punto, hanno Devonte Graham, si aspetta a questo punto il rientro di Zion Williamson. Ma Zion Williamson rientrerà? Con che voglia? Con che fisico? Chi lo sa?
Oltre all'aspetto tecnico, quindi i giocatori che vedete in sovraimpressione, ci sono anche delle scelte, delle pick che si spostano, e si spostano dai Pelicans a Portland. Si tratta di due seconde scelte future e di una prima scelta al prossimo draft 2022, che però prende dei risvolti un po' strani, nel senso che se la scelta è protetta 1-4, quindi se i Pelicans dovessero avere una delle prime 4 scelte rimarrebbe a loro. Se fosse dalla 5 alla 14 sarebbe una scelta di Portland, se fosse dalla 15 alla 30 sarebbe una scelta degli Charlotte Hornets. Ok. Se la scelta non dovesse capitare ai Portland Trail Blazers, quindi non dovesse essere tra la 5 e la 14, a Portland spetterebbe una prima scelta futura dei Pelicans. Se non dovesse capitare tra la 15 e la 30, gli Hornets avrebbero da Portland due future seconde scelte, che probabilmente sarebbero quelle arrivate dai Pelicans, che andrebbero su. Insomma, è una roba, un mischiotto un po' così, anche in virtù del fatto che Portland aveva già delle opzioni sulle proprie scelte. Probabilmente, io l'ho intesa così, aspetto il dissing del buon streamer Teddy, che sicuramente avrò detto un'imprecisione, ma io l'ho capita così e ve la spiego così. Allora, che dire, è il primo movimento di una certa rilevanza, siamo a due giorni dalla trade deadline. Se vogliamo dare un commento anche alle altre due trade importanti avvenute nei giorni scorsi, l'arrivo di Caris LeVert a Cleveland. Cleveland era da tempo in cerca di un playmaker secondary ball handler, cioè di una guardia, di una shooting guard in grado di portare palla, di fare un minimo di playmaking. LeVert è quel tipo di profilo. Secondo me a Cleveland era alla ricerca più di un profilo di questo tipo, ma un po' più difensivo, ma siccome LeVert alla fine è venuto per un soldo di cacio, perché in sostanza è venuto per Ricky Rubio, che era rotto e in scadenza, per una scelta protetta lottery, ovvero se Cleveland, se la scelta del prossimo draft dovesse essere per Cleveland tra le prime 14, sarebbe di Cleveland, altrimenti la prima scelta va a Indiana. Molto probabilmente andrà a Indiana perché Cleveland i playoff li farà, quindi non avrà una delle prime 14 scelte che spettano alle squadre che non sono arrivate ai playoff. Per cui LeVert a Cleveland è sicuramente un plus, anche perché dato in cambio di un giocatore che non gioca e sostanzialmente di una prima scelta da basso giro, più un paio di seconde, adesso non lo so, c'erano anche delle seconde scelte in mezzo. E l'altra trade riguarda sempre Portland ed è l'addio a Robert Covington, che aveva un contratto in scadenza e piuttosto oneroso, insomma 13 milioni credo, vado a memoria, ma comunque un contratto in scadenza, ma soprattutto il contratto di Norman Powell, che i Blazers avevano rifirmato quest'anno, esteso a cifre abbondanti, e sono due giocatori che finiscono ai Clippers, in cambio di Eric Bledsoe, che ha un contratto non garantito per l'anno prossimo, quindi può essere tagliato ed è ulteriore risparmio nelle casse dei Portland Trail Blazers, e altri giocatori che non sto qui a dirvi, ma alla fine Portland è chiaro che quello che vuole fare. È chiaro quello che vuole fare, il problema è che doveva farlo già l'anno scorso, dal mio punto di vista. In ogni caso, Portland libera spazio salariale in off-season, Damian Lillard starà fuori tutta la stagione, mettetevela via, spazio a Simmons, spazio a Josh Hart, spazio a Nickeil Alexander-Walker, a fine stagione molto probabilmente non verrà rinnovato Nurkic, ma occhio perché potrebbe partire entro due giorni da adesso pure Nurkic, perché ha un contratto in scadenza da credo 18 milioni, adesso sempre a memoria vado, 15 o 18 non ricordo. Portland finalmente si sta muovendo sensatamente. Era una cosa che probabilmente dovevano fare già alla fine della scorsa stagione. Hanno visto che le cose non possono funzionare in questo modo, a maggior ragione adesso che Lillard è infortunato e out for season, e hanno deciso, finalmente deciso, vista anche la stagione che sta facendo, di tirare i remi in barca e puntare a scelte
e a creare spazio per provare in off-season, con l'aiuto di Dame a reclutare a destra e a sinistra, di portare qualcuno in quel di Portland. Per quanto riguarda i Pelicans, ovviamente, adesso è molto interessante come squadra. Se ci metti Zion dentro, sperando che ci passi, questa era bruttina, potrebbe diventare la squadra che tra quelle dei bassi fondi ad ovest, quindi San Antonio, Portland e Houston, OKC, che sono tutte lì più o meno come record, è attualmente, i Pelicans sono attualmente la squadra che ha più carte in regola per giocarsi i play-in. E poi nei play-in, ragazzi, partita secca, comunque può succedere di tutto. È il vantaggio e lo svantaggio dei play-in. Però sembra che i Pelicans ci vogliano arrivare. Ah, no, mi sono dimenticato i Sacramento Kings, chissà perché. Comunque sembra che i Pelicans abbiano voglia di fare i play-off quest'anno e cerchino in tutti i modi, per quello che è il possibile fare in questo momento, di accaparrarsi i giocatori per provare ad arrivarci. Niente ragazzi, questa è la trade che è venuta oggi pomeriggio. Mancano, come detto, 2 giorni e qualche ora, perché alle 21 italiane del 10 di febbraio finirà il mercato NBA ufficialmente, quindi la possibilità tra le squadre di scambiarsi i giocatori e i contratti. Ci sono tante situazioni da monitorare, ovviamente Harden, ovviamente Bill, Harden che non giocherà nemmeno stanotte contro Boston, quindi terza partita in fila che salta da quando è uscito il rumor di Shams. Siamo tutti lì in attesa. C'è poi una trattativa avviata tra Boston e oddio, non ricordo chi, forse Denver per Schröder, ma vabbè, lascio perdere. Noi ci vediamo prossimamente e appena arrivano delle altre trade usciranno dei video su questo canale. Giovani, ciao!